Allora, siamo con Francesco Di Giuseppe, lunga esperienza per quello che riguarda i cerchini di grano, il loro significato, ma diciamo più in generale le esperienze di contatto con entità altre, che ordinariamente possiamo anche definirli alieni, o extraterrestri, o altro. Ma sì, fratelli del cosmo, Fratelli del sì, cosmo, come benissimo. ci piace. Francesco, la prima domanda che ci viene in mente da farti è come è cominciata questa necessità, questa voglia di trasferire la tua esperienza agli altri? Come e perché? Diciamo, sì, certo, diciamo che questo fa parte di tutto un programma di divulgazione di informazioni sul pianeta che possono portare a uno sviluppo coscienziale delle persone, che ci sono delle strategie qui sul pianeta che servono per complicarsi l'esistenza che più o meno il 95% di persone che si trova su questo pianeta attua. E poi c'è un 3-4-5% di strategie che mettendole in atto, in pratica, quotidianamente ti porta a, diciamo, ad arrivare, ad approdare a uno stato di maggiore benessere. Tanto qui prima di tutto c'è da chiarire una cosa, e questo è il pianeta della sofferenza, dove le persone arrivano qui, in questa dimensione, e penso che l'alchimia, la strategia per vivere meglio su questo pianeta, anche allevamento umano, sia nel mettere in atto, come dicevo prima, delle strategie per semplificarci la vita. Ora, quindi penso che qualsiasi informazione o notizia che possa portare ad approdare a nuove visioni. Se più persone, secondo la mia visione, sapranno o avranno determinate informazioni, avremo la possibilità di condividere delle notizie che porteranno anche a una certa unione, anche l'uscita fuori dagli schemi della paura, dell'ignoto. Non so, adesso parlare di altre civiltà che vivono in altri pianeti, in altri luoghi, a molti spaventa, ma la paura è sicuramente fonte che deriva da qualcosa del passato, perché uno probabilmente ha avuto un'idea di qualcosa che gli ha creato paura e quindi questo schema lo riporta nelle situazioni dove non ha una conoscenza, dove è un campo ignoto. Non so, faccio un esempio di uno psicologo americano, Boylan, che ha analizzato 104 casi, ad esempio, di persone che hanno avuto dei contatti. Non riesco a capire come mai su questi 104 casi nessuno di questi è stato terrorizzato da incontri di civiltà di altri pianeti, altre dimensioni. Ci sono sia dimensionali che stradimensionali, no? Quindi alcuni di questi ogni giorno pregano perché si possa di nuovo attuare quel contatto, di questi analizzare lui. Poi se vediamo per esempio l'esperienza di qualcun altro, io ho capito che l'esperienza di contatto è associata al livello di coscienza della persona e di quello che lui pensa di quel contatto. Il contatto è una cosa per me, secondo la mia visione, neutro. Ci metti del tuo. Quindi tu esci da un'esperienza e lì ci ricami sopra, oppure pensi che questa cosa ti possa portare o un beneficio o un qualcosa che non sarà molto piacevole. Ma se noi analizziamo tutti i casi di contatto avvenuti in tutto il pianeta fino ad oggi, nessuno mai ha avuto delle gravi ripercussioni da quell'incontro. Quindi, secondo me, è importante il livello di coscienza che uno ha nel momento che gli accade quell'accadimento. Nell'arco degli ultimi 20 anni hai avuto la possibilità di incontrare diverse persone che hanno avuto esperienze di contatto: Maurizio Cavallo, Giovanna Podda, Zanfretta e altri, Fermo del Buono, Giorgio Di Gaspari, Bilotto, Gaspare De Lama, Gino Siracusa, certo. esatto, e tanti altri. Le rivelazioni, comunque, le confessioni di queste persone che tu hai incontrato Sì. lasciano presagire una galassia che letteralmente pullula di vita.
L'idea che ti sei fatto tu personale è Sì. che questa galassia sia davvero così ricca di vita o è appunto il frutto di un processo della coscienza di quegli individui? Beh, che il fatto, cioè, sicuramente c'è una vita diffusa su migliaia di piani coscienziali, anche nella nostra galassia, ma d'altra parte c'è un numero ricorrente, 100 miliardi, come le cellule del corpo umano, 100 miliardi di cellule, no? Ma qui penso che ci siano veramente miliardi di forme di vita sparse in tutto il corpo, ma sarebbe anche una contraddizione teologica a pensare che questo sul pianeta Terra è l'unico esperimento di vita, che poi c'è stato, secondo la mia visione e quello che penso anche attraverso un'analisi deduttiva, un'ibridazione genetica, che ora credo che siamo poi anche un po' alla fine di questo processo e siamo anche nella fase del passaggio al setaccio e quindi di selezione di anime, che secondo la mia visione, ma anche quello che ho visto in una visione molto chiara, non era un sogno, ma era in una fase di diciamo, era una fase di quasi, Ipnagogica. sì, diciamo così, dove ci saranno prelevamenti a scaglioni in una zona dove prima abitavo a Roma. Adesso abito in alta collina e quando stavo a Roma ebbi questa visione di un sesso che c'entra, questo prelevamento a scaglioni con astronavi dal pianeta Terra e io avevo acquisito anche l'abilità del volo. Quindi mi trovavo all'altezza sopra gli alberi, tipo San Giuseppe da Copertino, Sì, come no, il santo mistico che riuscì a volare nelle no? chiese. Bravissimo, che si è seppellito ad Osimo, vicino, non lontano da dove sto io ad Assisi. Quindi io voglio lavorare su queste cose sul pianeta, cose che mi creano un certo entusiasmo, bilocazione, invisibilità, teletrasporto, il volo, queste cosette qui. Quindi questa visione è stata talmente chiara di prelevamento di ascoglioni di persone dal pianeta. Adesso dalla descrizione di molte persone, anch'io ho avuto un intervento una sera, mentre stavo in una casa al Palocco a Roma di notte, c'è stato un prelevamento e mi hanno fatto anche l'intervento sparandomi un raggio verde in bocca, diciamo dello spessore di un neon. Mi trovavo a casa di questo mio amico, in una d'Europa del ritrovo. E una sera, in questa fase di preaddormentamento, cioè la fase di dormiveglia, ho sentito il mio corpo che si spostava lateralmente su questo letto dove dormivo, letto matrimoniale, cioè ero solo io, verso sinistra. Ma sono entrato in uno stato di pace e di calma, per cui non mi sono preoccupato di niente. Ma è una cosa strana, no? Che il corpo si sposta nel letto, senti una trazione verso il tuo lato sinistro. Insomma, praticamente sono scivolato fuori dal letto, ho iniziato a levitare. Uno di sera pensa che uscendo da questa stanza si troverà in quell'altra. No, io sono uscito da quella stanza dove dormivo, non mi sono trovato nel salone, ma stavo in un ambiente ben diverso, pieno di luci, con un'atmosfera molto ovattata, tipo nebbia. E c'erano degli esseri attorno a me a semicerchio, una, secondo me, non so perché la percepivo come energia femminile. Si avvicina verso di me e mi dice di aprire la bocca telepaticamente. Telepaticamente io non so perché dentro di me sentivo e percepivo che mi stava dicendo che questo contatto era un contatto con esseri buoni, con il quale poi mi trovavo in empatia. Io ho aperto la bocca e lei dalla sua mano, o il dito, la mano, adesso non so perché io vedevo quella visione periferica. Mi ha sparato questo raggio verde luminoso, verde smeraldo. Allora, ho sentito una forte energia dentro. Non è che dal giorno dopo mi sia cambiata l'esistenza, però sicuramente qualcosa, non so se c'è stata una rettifica al mio DNA, questo non lo so, non ho le prove per dire questa cosa, ma quell'evento c'è.
Possiamo farlo sotto ipnosi per anche tirar fuori dei dettagli più precisi. Sono pronto anche a fare questa esperienza qua. In base alla tua esperienza, voglio chiederti, secondo te, quanto contano le esperienze di viaggio astrale? Perché nel corso del tempo abbiamo incontrato molte persone che pur non avendo contatti nella materia, nell'ordinario fisico, nella quotidianità, diciamo, raccontano di vivere in sogno esperienze di contatto, o di vedere le astronavi, o di salire a bordo delle astronavi, o di avere incarichi da parte degli esseri che occupano queste astronavi. E quindi si palesa la possibilità che il sogno, il viaggio astrale, il sogno lucido, il viaggio astrale o le ombre siano un ulteriore canale di comunicazione con i terrestri per informarli di una nuova realtà imminente o della presenza di questi esseri. In base alla tua esperienza, quanto li consideri validi oppure sono solo il processo dell'elaborazione dell'inconscio dell'individuo? Ma io penso che tutto quello che vive un individuo su questo pianeta fa parte dell'esperienza di quella persona. Ad esempio, penso anche che non esistono inventori sul pianeta, ma scopritori, cioè scoprire qualcosa che già esiste. Quindi c'è un serbatoio di conoscenze enorme, no? Che qualcuno chiama piano akashico, dove le persone attingono. O nello stato di veglia, o sul piano astrale, o su altri piani meditativi, delle informazioni e delle esperienze. Io penso che sono tutte reali, perché non so che cosa non sia reale, o potrebbe essere anche tutto un sogno questa esistenza. Quindi per me va tutto bene. Se è un sogno va bene, se non è un sogno va bene lo stesso. L'importante è quello che sto facendo nella mia vita, cosa mi genera dentro, qual è il mio stato d'animo all'uscita di un'esperienza fuori dal corpo, dopo un coma. Ho visto io molta gente cambiare totalmente la loro esistenza, gente che è entrata nella terra cava o perché, non so se era proprio Angelo Dan che parlava dei piani di apprendimento notturni, che sono le scuole di apprendimento notturno, poi se qualcuno ci crede o non ci crede, non credo che a noi qui ci interessi qualcosa di questa situazione. Perché io nei miei incontri non penso di non perdere tempo, come sto facendo in questo momento, per convincere qualcuno, certo, sicuramente a voi no, ma diciamo anche qualcuno che sta passando là fuori per strada. Qui non bisogna convincere nessuno, uno porta un'informazione. Se a quello gli risuona, bene per lui, se gli porta qualcosa di buono nella sua vita, se no è meglio che questa cosa non l'abbraccia. Quindi per me non farei molta distinzione tra un piano, diciamo, di percezione dei cinque sensi e un piano astrale, anche perché poi molte volte, quasi sempre, combaciano le visioni di chi c'è stato veramente dentro la terra cava. Tipo Maurizio Cavallo, Genio Siracusa, le descrizioni, e O chi? quell'ammiraglio, come si chiama? Bird, Esatto, sì. Richard Evelyn Sì. Bird, 1947. Sì. Che sorvolando col suo pilota appunto l'Antartico trova questo buco. È un foro di Sì, sì. 2.400 km col suo copilota lì. Dice: ma vedi tu quello che sto vedendo io? Scendono di quota, entrano dentro uno dei mondi, Shamballa, il Dorado, Agartha. Ascoltami, questa è una domanda un po' particolare, però è. Provo a farlo diventare il life motive di questo lavoro, sostanzialmente. Tra le esperienze dirette e i racconti che ti sono stati fatti, quindi tutte le persone che hai incontrato, si può tracciare in qualche modo, c'è una possibilità di tracciare il profilo etico di questi esseri. E questa eventuale etica, quanto è dissimile dalla nostra? Perché poi, come dire, è appassionante l'astronave, la lucina che si vede, però questi esseri avranno un'etica, una coscienza. Si può immaginare, tracciare un profilo, immaginando che sono appunto milioni di anni avanti alla nostra, di evoluzione, ma in qualche maniera per noi è possibile intuirla almeno.
questa etica di questi alieni, di questi esseri non terrestri, se vogliamo chiamarli fratelli del cosmo, va bene. Certo. Io credo che, sai, c'è un'etica cosmica, no? Ecco. Che tutto deriva da una fonte. Perché ho visto molte persone entrare in confusione se sono esseri di altri mondi, se sono extraterrestri, se sono spiriti, se sono angeli. No? Però alla fine credo che ogni essere presente su questo pianeta e in altri pianeti dentro di sé sappia qual è una linea guida da seguire secondo coscienza? Dice, ma tu come fai a saperlo? Beh, insomma, se questa azione che io ho fatto crea benessere a me, alle persone che incontro, altri fratelli, agli animali, al pianeta, alle piante, vuol dire che sto facendo, secondo la mia visione, un'azione buona. Ora, se questa visione di espansione coscienziale può essere diffusa a più persone sul pianeta Terra, io sono ben contento e la sto lavorando per questo. Su tutti gli argomenti che tratto, l'obiettivo primario è sempre questo. Per quanto riguarda i nostri amici che viaggiano nel cosmo, che si sono affacciati a questa dimensione, hanno sempre rispettato, avuto rispetto delle persone con le quali hanno avuto contatti, forme di vita presenti sul pianeta, hanno dato sempre informazioni e consigli per migliorare, diciamo, delle attività sul pianeta. Quindi io mi sento di dire che secondo me loro si trovano su un piano evolutivo dove saremo noi tra un po' di tempo. È giusto e buono seguire quel tipo di segnale, di messaggio, se l'obiettivo finale sarà il miglioramento di una specie. E loro credo che siano proprio in linea con questo. Continuiamo con questa linea di Linea. pensiero e riscontro che negli anni, nel corso degli anni, se non dei decenni o dei secoli, c'è la possibilità che molte delle esperienze di contatto Sì. da parte di noi terrestri siano state mal interpretate in riferimento al proprio sistema di credenze. Dico questo. È possibile a tuo avviso che molte delle esperienze, per esempio di incontri mariani, Fatima, Medjugorje o altre, o la Madonna di Guadalupe, per esempio, ecco, la tilla del mantello con quelle immagini incredibili, cioè, a tuo avviso c'è la possibilità che questi esseri, per rispettare il sistema di credenza delle popolazioni che insistevano in quell'area, abbiano preferito presentarsi attraverso degli archetipi più facilmente recepibili dalle popolazioni locali, quindi non presentarsi come extraterrestri, ma attraverso figure in qualche maniera potevano trasmettere degli insegnamenti etici di alto valore senza sconvolgerli dal punto di vista dei propri sistemi di credenza. Ecco, questa cosa, quanto la ritieni possibile e che esperienze hai avuto in riferimento, se ce le hai avute? Ma sì, io penso che, se posso veramente dire la mia intima, opinione personale, non ci sono stati mai contatti mariani. E questi qui, come tu dicevi, è sempre collegandomi al discorso dell'evoluzione e del rispetto. Se io arrivo sul pianeta Terra, perché ancora le persone non sono pronte, non sono pronte, queste qui, allora. Dice, se ci sono delle persone che stanno muovendo i primi passi per sospiragli verso altri mondi, verso altre galassie, altri mondi abitati, quale sarebbe il miglior modo per entrare piano piano nella loro coscienza? Perché dopo questa diffusione di queste notizie di contatto, secondo me, doveva essere fatta subito dentro le chiese, nelle scuole, dalle elementari, all'università, nel cinema, ma non come film di fantascienza, anche perché la fantascienza in realtà
non ti dice una cosa che non esiste, una cosa che accadrà in un futuro, imminente futuro o meno, oppure una cosa che già esiste, ma viene messo sotto una forma per cui può essere ricevuta dalla persona senza grossi traumi. Quindi, secondo me, apparizioni mariane non ce ne sono mai state, tant'è vero anche dalla descrizione dei tre fratelli a Lourdes, quando gli chiedono di descrivere com'era A sta Fatima, Madonna, dei tre. Fatima, scusa Fatima, Sì. e dice sì, Fatima, eh sì, era una tuta molto aderente con un simbolo, c'era un mantello, e che poi è diventato un alone, il manto della Madonna, secondo qualcuno, perché qui ci sono dei trasformisti planetari che sono eccezionali, ci sono dei mistificatori enormi, perché qui non vogliono far sapere sul pianeta, vogliono far veicolare delle informazioni che potrebbero fare aprire gli occhietti a milioni di persone. Quindi la descrizione di questa Madonna, se andiamo nel dettaglio, sono esseri con delle tute spaziali, con dei simboli, con dei fregi, con delle caratteristiche che io associerei più a gente che viaggia nel cosmo. Senti, andiamo adesso un po' a quella che è, insomma, il tuo ambito di studi più interessante, diciamo, questo dei cerchi nel grano. Di fatto si tratta di pittogrammi estremamente complessi, a volte addirittura su più piani di comunicazione. È possibile comunque, sempre in funzione delle tue esperienze, che non sia soltanto un linguaggio figurativo, ma si tratti di una metacomunicazione che prevede, per esempio, sia un linguaggio matematico particolarmente complesso, un linguaggio musicale estremamente avanzato, che siano anche delle immagini che lasciano intravedere un messaggio più che una comunicazione, perché la comunicazione è quella che stiamo avendo io e tu, ci parliamo, ma il Certo. messaggio è qualcosa di diverso, e quindi questo messaggio può essere a più livelli, cioè il pittogramma potrebbe racchiudere un linguaggio sia matematico che musicale che visivo. Secondo la mia visione assolutamente sì, anche perché poi da recenti canalizzazioni hanno detto che sarebbe meglio chiamarli sound circle. Ecco, spiegaci bene Quindi questa sound cosa. circle perché crop circle, vabbè, pittogramma, aeroglifo anche detto, no? Cerchio del grano, che poi adesso, insomma, i primi che apparsi negli anni 60 erano cerchi del grano, ma erano proprio delle circonferenze. Poi sono iniziate ad apparire quintuplette, triplette, quintuplette, i manubri, cioè due cerchi collegati da un asse, collegamento del cielo alla terra. Quindi sarebbe, diciamo, auspicabile pensare che queste sono proprio delle matrici sonore che vengono stampate al terreno, anche perché nei primi giorni dopo l'apparizione, io sono stato anche in vari cerchi dopo, anche il giorno dopo l'apparizione, anche a Sabaudia vicino a Roma, con delle apparecchiature tu puoi misurare l'emissione di frequenza di pochi hertz dentro il cerchio del grano. Diciamo che c'è una membrana invisibile ai bordi di questo cerchio dove accadono determinate cose. Uscendo dal cerchio del grano fuori si perde un segnale, entrando dentro questo segnale, a me personalmente mi si è scaricata una telecamera tipo questa, entrando dentro il cerchio del grano, batteria carica 100%, a Sabaudia, scaricata dopo 20-30 secondi. Uscito fuori dal cerchio di grano, si è ricaricata tutto. E poi lì abbiamo organizzato due convegni a Sabaudia con il sindaco che è medico, e c'era anche una giornalista amica del sindaco che diceva dentro il cerchio di grano: guardate, guardate il mio cellulare, guardate tutti i numeri che rodeavano, si ingrandiva, una cosa stranissima dentro il cerchio di grano. Poi ci sono state anche molte guarigioni dentro, eh. Quindi il messaggio migliore che si possa fare di gente che non conosce attraverso il simbolo, l'archetipo. D'altra parte, il cosmo è strutturato con forme archetipiche,
Quindi il simbolo, l'archetipo che viene recepito a livello di coscienza, sopparsi diagrammi frattali, mappe astronomiche, sono apparsi insettogrammi, delfinogrammi, mappe astronomiche prima di eventi che accadessero, per esempio la cometa Hale-Bopp è stata diciamo, manifestata in alcuni cerchi mesi prima che qualsiasi persona sul pianeta potesse sapere l'esistenza di qualsiasi scienziato, militare o burlone. Quindi, secondo me, è un linguaggio. Poi alcuni sì, sono messaggi matematici, con tutti i simboli, con sezioni auree, con le proporzioni auree, o simbologie di Fibonacci. Ad esempio, c'è a Mikhail, è apparso un meraviglioso pittogramma, uno dei più grandi, con 409 cerchi. Tutto, ogni cerchio segue la serie di Fibonacci, cioè il primo, la sommatoria dei due precedenti. Pensa a un fenomeno grandioso e straordinario. Io ho aperto una volta una conferenza a Padova, dove mi hanno invitato, dicendo: bene, se parliamo di cerchi e grano, iniziamo con Pinocchio. Sono stato un po' provocatorio. Mi chiedevo: Pinocchio che c'entra? Ma Pinocchio, intanto sapete che vuol dire la parola Pinocchio? Pin, occhio, occhio, Pinocchio. Perché dico: chi è che conosce la favola di Pinocchio? Tutti hanno alzato la mano. Quando ho detto il significato esoterico della favola di Pinocchio e degli archetipi che sono dentro quella favola, nessuno, c'erano circa 300 persone alzate la mano. Quindi nei cerchi del grano, secondo me, anche Masaru Emoto ha fatto degli esperimenti mettendo dell'acqua sulle foto o dentro il cerchio del grano, l'acqua anche quella registra quella forma archetipica e la manifesta in quelle camere criogeniche. Creando dei cristalli che riproducono le forme degli archi del grano. Esatto, Incredibilmente, sì. quindi sai, noi ce la possiamo raccontare, ma poi quando fai delle esperienze con anche animali, con l'acqua o con le piante, che io ho visto accadere le piante, ho delle foto personali che poi stasera, se volete, le vediamo, in cerchio di grano proprio a Sabaudia, tutto il grano dentro il pittogramma è abbassato al suolo e piantine non appartenenti a quella specie di graminace su in piedi dritte. Signori, qui non è giochetti o cose di burloni. Cioè, quello di notte qualcuno ha fatto una selezione perché devono essere solo abbattute in quel senso, con quel senso preciso rotatorio o antirotatorio, orario o antiorario delle piantine. Scartando quelle che non facevano parte di quel tipo di specie vegetale. Io poi ho tutto foto fatte da me con microscopio, fibre ottiche di esplosione degli insetti che sono là dentro. Quindi questo che vuol dire che sicuramente quella cosa si è manifestata con energia istantanea, tipo microonde, diciamo, che potrebbe essere anche altre forme di energia, perché noi ce la raccontiamo su questo pianeta sempre con dei parametri da Nostri, formica. chiaramente non sappiamo quello che usano loro. Non sappiamo proprio niente, no, del cosmo. Io non so niente del cosmo. Sto muovendo dei passi qua su questo pianeta in una ricerca che secondo me è interessante, che mi ha portato a conoscere delle belle anime, come in questo momento. Quindi c'è tutto un gioco di sincronicità in questo momento.